l'ultimo capitolo di questo incredibile viaggio, nonché l'unico che farò in solitario, purtroppo, visto che Matteo, il mio compagno di viaggio, ha deciso di trovarsi un lavoro e quindi deve tornare a casa. Ecco, l'aereo su cui sono verso l'isola di Pasqua è migliore che non l'aereo con cui ho fatto da Parigi a Lima. Incredibile, schermi alta definizione, touchscreen, sacco di spazio per i sedili, copertina, cuscino, insomma, niente male. E si prospetta una buona tappa, nonostante il mio intestino non sia ancora al 100%, credo che potremmo farcela. Alla fine abbiamo parlato troppo presto, sono di nuovo in coda ai gate per Santiago perché il mio primo volo verso l'isola di Pasqua, quasi a metà strada, ha deciso di avere un piccolo problema tecnico che l'ha obbligato a fare retrofront e a ritornare appunto a Santiago. Adesso dopo aver pranzato forse ripartiamo per l'isola di Pasqua e forse stavolta ci arriviamo anche. Dopo innumerevoli difficoltà, tra cui anche il bambino seduto nella fila di fianco alla mia che si è cagato addosso, sono finalmente arrivato all'isola di Pasqua. Questo è il mezzo che mi accompagnerà per i prossimi 2 giorni e qui alle mie spalle i primi Moai che mi guardano al tramonto. Va bene, facciamo un giro, poi cerchiamo un posto dove mangiare. Come prevedibile, le prime ore sull'isola sono state molto interessanti. Sono stato poi tirato in mezzo in questa, diciamo, danza locale stile isolano. E diciamo che per ora Rapa Nui si conferma essere un posto davvero interessante, in linea, diciamo, con tutti i posti visitati in questo giro. Domani vedremo anche di meglio, forse. A presto.